Poi devo partecipare a un concorso chiamato Pietre della Memoria. Volevo sapere qualcosa sulla guerra. Un ricordo specifico, comunque, come si viveva a quei tempi. Certo, si viveva non troppo bene perché c'erano cose che ci mancavano, ma purtroppo siamo andati avanti. Parecchie siamo sfollati, chi teneva la possibilità di andarsene via da Napoli l'ha fatto perché con i bombardamenti si viveva male. E noi siamo stati sfollati in provincia di Avellino, che si era più tranquilli, e là pure abbiamo avuto delle difficoltà, perché quando hanno bombardato Avellino, che era un centro piccolo, e morirono un sacco di gente perché furono prese alla sprovvista, tante che si bombardarono anche sul carcere, e uscirono tutti i detenuti, e sulla strada dove stavamo noi passavano. E tutti a piedi Gira un po'. dovevano fare 50 km per venire una trentina di chilometri per venire a Napoli a piedi. E poi abbiamo avuto pure là delle difficoltà una volta perché eri in campagna e i due aerei che si scontrarono col paracadute cadevano sti aviatori e noi eravamo appaurati, insomma, in quel momento. Poi ci passava la paura e continuavamo a vivere, perché noi eravamo tutti ragazzi all'epoca, perché si parla di parecchi anni, sono passati 80 anni, quindi noi eravamo tutti ragazzi e non si arrivava a capire l'importanza Si vedeva della più come un guerra. gioco, Che diciamo. si vedesse, pensava che le scuole erano chiuse, quindi a scuola non si andava. E noi eravamo liberi di fare quello che volevamo in campagna. Poi vennero i tedeschi, occuparono quella strada. Veramente se ne stavano già andando via e si fermarono proprio dove stavamo noi. Poi gli americani fecero cadere degli alberi per chiudere la strada, per bloccarli. Poi gli americani presero una stradina piccola ed arrivarono lo stesso. E come infatti poi appena arrivarono portarono dei, dice, da, regalavano degli scatolami che poi noi non eravamo abituati, che noi eravamo abituati con la roba fresca. Invece proprio là abbiamo cominciato a conoscere la roba nelle scatole. E perfino proprio un primo piatto, un piatto di pasta, e con tutto ciò, ragazzi, noi l'aprivamo per sfizio, ma non era per noi, perché noi stando in campagna tenevamo la roba della terra e facevamo noi la pasta. Certo, solo un primo piatto, un'altra volta mangiavamo castagne, perché fu nel mese di ottobre quando occuparono gli americani. Ma si può dire che le castagne le mangiavamo per colezione, purché non ci mangiavamo per le scatole. E poi gli americani poi se ne cominciarono ad allontanare da Napoli e venne un poco di crisi che non c'era più vendita, i negozi non tenevano più da mangiare, non c'era niente. Le salumerie erano vuote e là allora venne il contrabbando Quindi e già. cominciarono a vendere tutta roba di contrabbando a prezzi altissimi, come infatti a Napoli via Forcelle era piena di questi che poi lo vendevano in mezzo alla strada, non è che si nascondevano, in mezzo alla strada si poteva comprare quello che uno voleva, solo chi teneva la possibilità. Ma chi non la teneva si doveva arrangiare.
Quindi diciamo che la fame non mai sofferta, diciamo Fu così un periodo un tanto. poco brutto, poi man mano cominciarono a lavorare e ci siamo ripresi, insomma, ci siamo ripresi bene. Quando se ne andarono i tedeschi, quando fu le quattro 4 giornate. giornate di là, e a Santa Teresa bombardarono, spararono parecchio, che morirono pure alcune persone da un balcone che la famiglia Cavaliere abitava là, e morirono pure gente fuori Santa Teresa. Dove stanno? Sulle Filippine, da traverso, là. Fuori Santa Teresa, Qua fuori stanno le sulle Filippine. Bravo, stavo Stanno dicendo nelle sulle sue Filippine, là vennero dove sta l'emiciclo, qua Filippine. l'emiciclo a Capodimonte, e là pure un ragazzo Ammazzarono tedesco, che faceva, ammazzarono tedesco, mi pare, non so, poco. ammazzarono un tedesco, e in cambio furono bombardati, furono sparati tutti E quanti, certo, insomma. perché era un tedesco ammazzato, chi lo se ne faceva una Come ve ne accorgevate che avvenivano i bombardamenti? Appunto, prima in Pensate, giro scusami, sono comparivano, quattro. delle, non lo so perché noi andiamo a fare visita a mio parente, e nello No, ma non scendere compilate, da non Mater compilate. Dei, in giro comparivano delle palline di tutti i colori. Allora cominciavano a dire che il preallarme, il preallarme, e poi suonava una sirena. Appena suonava la sirena dovevamo correre nei ricoveri, che poi a Napoli non eravamo attrezzati per i ricoveri, ce ne stava qualcuno buono, ma gli altri, come infatti alcuni ricoveri furono quando cadevano le bombe, morivano chiunque stava sotto. Noi qua fummo fortunati, veramente a 200 metri qua pure venne con il cadere delle bombe, un palazzo fu distrutto, perché vicino c'era una chiesa con un convento, chissà da sopra perché cosa lo presero, e bombardarono, e cadde un palazzo e morirono parecchie persone. I tedeschi prima cosa si portavano fuori era e cacciare diceva cadendo in nascunetto. Perché lo poi di dove È la mia zia che è morta, mo, allora era giovane, nascondeva dei nipoti, degli amici che stavano di fronte, persone di fronte, vennero proprio ad abitare con lei, si buttavano da un balcone e si nascondevano in una baracca che sta là dietro. Mio zio, mio nonno, pigliavano e fascine chiamavano, pure simimì, e le mettevano davanti, perché però qua non sono mai entrate i tedeschi, no, Controllare. perché all'ultimo piano c'era il commissario di pubblica sicurezza che i figli li mandò qua dentro, e quando sentiva confusione nel vicolo metteva una coperta rossa. Appena veniva una coperta rossa se ne Per scappava tutto quanto a nascondere. non andare in Poi in guerra. parrocchia ci fu il parroco, si chiamava Padre Russo allora, sembrava un po' scemo, ma Achille era una persona molto, era un avvocato, era diplomato e laureato in legge, e fece nascondere una decina di giovani dietro all'altare. Uno di loro si ribellò, e allora lo prese per l'orecchio e lo cacciò fuori, cioè, non ti permettere, era l'unico che abitava al via Stì, non ti permettere di dire quello che io sto facendo. Quando entrarono i tedeschi in chiesa, lui si fece trovare vestito che celebrava la messa e fingeva di celebrare messa. Invece no, quindi stava qui. I tedeschi salutarono e se ne andarono, che poi i tedeschi sono parecchi, sono Non sono cattolici. rispettosi. E se ne andarono, e lui liberò tutti questi ragazzi che tenevano nascosti. Però quello lì che se ne andò fu più fortunato, forse proprio per questo andò a fare il direttore alla Sopramme di tasse, come si chiama? L'agenzia delle dell'esattoria tasse. L'esattoria comunale. Diventò direttore dell'esattoria comunale. E che la superbia che teneva quando l'ha tenuto fino a che è morto. Quello gli americani venne a bombardare. Gli americani. E
Poi... Ma i bombardai erano appellino con gli americani. E poi siete, dopo la guerra siete ritornati qua? Sì. Anche sì. Prima. Perché... 9 mesi, che poi aprirono le scuole. Ah. Tornammo quando aprirono, che poi le scuole state richiuse tutto l'anno. Certo. E quando aprirono le scuole dove dovevamo tornare. Perché io facevo la seconda media e mi ricordo che dopo pochi mesi facevo le scudrini e chi era promosso e chi era... E come facevano avrebbero? Perché erano di pochi mesi che erano fatte come erano andate. Perché poi alla fine... Tanto che cominciano a promuovere tutti quanti, perché prima nelle scuole non, chi andava andava e chi no no. Si potevano perfino in classe dei ragazzi più arretrati, li mettevano tutti assieme. Invece poi dopo della guerra c'è questo fatto che gli facevano, avevano promuovere tutti quanti, dovevano andare a tutti quanti professori. E invece le tessere del pane, quando le avete avute? Durante la guerra. Ah, durante la guerra. La guerra tenevamo le tessere, poi si tolsero. E chi le distribuiva? C'erano... Il comune. Ah, andavate sul comune a prendere il pane? No, e portavo... no, noi volevamo comprarla dal panettiere che volevamo noi. Ah, e gli davate il pagamento? Solo le tessere erano, stavano... Un mese erano 30, stavano 30 bollini. Tagliavo un bollino la giornata e davo 100 grammi di pane al posto della del bollino, no? Camari nascondeva il bollino per sotto e poi seguiva più, quando stavamo sfollati. Però noi fumo fuori. Ma ognuno della famiglia era... Ognuno la sua razione. E il pane vi davano e basta? Il pane? E basta? Basta. Erano proprio solo per il pane. I panettieri dovevano consegnarle... che poi loro venivano risarciti da poco per avere la farina avevano pure loro avevano chi testa una consegnasti i bollini uno che abitava qua vicino no e andò in America per fare fortuna come andarono tutti quelli là italiani che sono andati in America per fare fortuna però quando seppe che poteva l'Italia entrava in guerra abusivamente si mise sul rec se loro stavano un rec si lo contesa voi due piroscopi che andavano e venivano da me e si imbarcò però fu preso dalla polizia e fu arrestato e portato in a questura come fatto tramite il suo commissario che abitava di fronte lo fece vedere insomma poi la sorella dovette pagare il biglietto e lo rilasciarono e quando venne qua lui diceva no in America, andiamo dei negozi, ci mangiamo i pulli, buttiamo interi, i vestiti si buttano e si sprecavano di più. Nuovo, appunto, come stanno facendo la lavatrice, ma noi che avessimo quei vestiti veramente prima. E invece, diciamo, dopo la guerra, come è stato, diciamo, tornare alla vita normale, diciamo? Non ce ne siamo nemmeno accorti. Mano a mano. Si sono messi, insomma, si è cominciato ad aprire i negozi, hanno cominciato ad aprire le fabbriche e a lavorare. Non si può dire che non ce ne siamo accorti come è andata avanti. Piano piano. Siamo arrivati normali.